Siete circondati! Arrendetevi! Non avete nessuna possibilità di fuga, venite fuori! Dateci la macchina e se ne andiamo! Voglio un'arfa! Siamo della squadra speciale, buongiorno. Ragazzi, so benissimo chi siete voi due. So che siete molto in gamba e che rischiate la vita ogni giorno di più. Io la penso come voi, che sarebbe meglio intervenire. Voi due mi piacete sempre meno. Non è molto divertente che ogni volta che uscite per servizio dobbiate tornare lasciandovi dietro due o tre cadaveri più o meno sfracellati. Domani ci sarà una rapina, una gioielleria a Piazza Bologna. L'informazione è tranquilla, l'ha passata Baldi. Ciao a tutti, fra un'ora Becco Pasquini. Vuoi dire becchiamo? Veniamo con te. Roberto Pasquini, alias Bibi. Io tra un'ora ti spacco il cranio. Che tu spacci o ti imbottisci di eroina non me ne frega niente. Che vai in una bisca mia e vinci ti posso anche perdonare. Ma se dopo vai alla polizia ti meriti un colpo. Hai mai sentito parlare di una squadra speciale? Ne so abbastanza, se ti interessa. Per esempio, so che quel Guido Oddi che tu hai fatto eliminare apparteneva a questa squadra. D'ora in poi non vi darò altre missioni. Vi occuperete esclusivamente di Pasquini. Dove sta Bibi? Si sta sbattendo tua madre. Ti assicuro che non si sta sbattendo mia madre. When I walk this morning, my thoughts were just for you. And I started to wonder who you are really right now. Lavorano sicuramente in coppia. Sono venuti prima a casa mia e poi alla bisca. Me li devi trovare. Quando vi ho assunto nella squadra speciale, i vostri test avevano rivelato una spiccata tendenza a delinquere. E non è per questo che ci ha assunti? Già. Quello che non si spiega è il perché due, con le vostre caratteristiche, abbiano scelto di fare i poliziotti.